tutto deve essere pronto per quando arriverà la gente. Cerca di stare calma, per favore. Ehi, non credi che sarebbe il caso di cambiarti vestito e magari metterne uno un po' più lungo? Sentitelo, il signorino dice che io mi dovrei cambiare. O ti metti qualcosa di più lungo, signorina, oppure niente festa. Ai! Oh, e la band? Se non si sbrigano ad arrivare prima di aver installato tutto, si fa mattina. Adesso vado bene, bacchettone, eh? Sì, sì, perfetto. Ciao! Hai idea di dove sia il gemello di Franco? Sì, sì, certo. Ehi, guarda che non mi hai risposto. Sì, ecco, il fatto è che io sono... Io dico a lui, ma qui non lo vedo. Non è possibile che al mondo esistano due ragazzi così belli. No. Sta arrivando, vuoi bere qualcosa? Andiamo. Bene, bene, molto bene, li vedo carichi al punto giusto, ci siamo quasi. Ancora un attimo di pazienza e tra un secondo inizieremo a suonare. La nostra band è qui con voi per fare una grande festa. Ora un applauso! Ehi, che ci fai lì sotto? Per favore, non dirlo a nessuno, non tradirmi, ti prego. I miei fratelli non mi vogliono alle feste perché sono troppo piccolo. Beh, un buon nano lo sei. Ti prego, non dirlo a nessuno, ti prego. Io? Io non ti ho visto. Grazie. Bene, molto bene ragazzi, adesso vi chiedo di stare pronti perché iniziamo. Infatti sta arrivando l'unica, la leader, l'inconfondibile Flor. 1, 2, 3, vai! Posso cantare. Per favore, dovete cambiare espressione, chiaro. Ma vi siete guardati in faccia? Avanti, forza, metteteci un po' più di entusiasmo. Andiamo, ragazzi, questa è una festa, non un funerale. 1, 2, 3, va! E ne guarda! Yuki! Me señala, me apuntan con el dedo, susurra mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. No sé qué me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa. Club, lo sai perché ti chiamo? Gonzo mi ha chiesto di te. Che cosa ti ha detto? Lo so, come vai eri con lui? Dov'eri a scuola? Sì, ho appena finito. Mi ha chiesto come stai, quando vieni qua, come ti va la vita. Tu non immagini quello che è successo in questa casa, non puoi capire. Però cerca di venire qui, perché lui ha solo una lezione e se ne va, capito? Io non posso... Beh, non so, vedrò come fare, ciao. Io adesso aspettare che arriva Pampino, gli do bacio e va via. Ma dai, Greta, non ci vuoi ripensare? Eh? No, non posso rimanerne. Non ti preoccupare, Greta, ci penso io ai bambini.
invitato al club, perché non posso? No, scordatelo. Fede ha detto di non far uscire nessuno. È proibito dopo quello che è successo a Thomas. Arrivati! Federico! Mi hai rotto con Federico! Non si parla che di Federico in questa casa! Tommy, finalmente! Tommy! Come stai, nano? Federico, dov'è? Federico è fuori con i giornalisti e con Delfina. Ti sei spaventato! Ti è successo qualcosa? Bene, dai, Tommy, avere paura fa bene perché è un meccanismo di difesa contro il pericolo. L'importante è che non sia successo nulla, questo è l'importante. È ovvio, questo. È stata la fruttivendola, non ci si può fidare di nessuno. Sei sicuro di stare bene? Sì. Se continui, lo consumi. Dov'è? Oh, eccolo, mio piccolo. Tesoro, mio piccolo, che allegria. Vattene! Mio piccolo piange per me? No. Ah, no? Non siete a avere paura, dovete lasciare calmo fino a che passa. Sì. Non importa, lasciatelo stare. Tu dove stai andando? Nessuno esce da questa casa oggi. È una serata speciale. Niente speciale oggi. Gretina, senti, il fatto è che... Gli ha promesso che... Se avessimo ritrovato Tommy, avrei pregato in chiesa. Che lo avrei ringraziato. E non voglio deluderlo. Che bello. Come volerti bene tra fratelli? Vista, Gretina. Ciao. Buongiorno. Ciao. Ho potuto lasciare lo studio solo adesso. Come va? Sto leggendo questa che è arrivata dalla Germania. Dimmi una cosa. Come hai risolto con quella ragazza? È libera? Gli hai dato l'assegno? Sì, l'hanno liberata. Ah. In quanto l'assegno non le è piaciuto per niente, capirai, l'ha strappato. Cosa? E perché l'avrebbe fatto quella pazza? Perché dice che le sarebbe bastato che tu le avessi chiesto scusa personalmente E che altro poi? Dice che sei un cretino perché non hai avuto neanche la decenza di chiederle scusa di persona. Dimmi un po', ma chi crede di essere quella? Guarda che ha ragione, Federico. Ha accettato il tuo sbaglio. Non so come hai fatto a sospettare di un angelo così. Scusa? Come un angelo? Non te ne sei accorto, ma quella ragazza ha una luce speciale, credimi, speciale. Senti, visto che ti butti sulla prima che passa come quella, io credo che dovresti iniziare a pensare seriamente di fidanzarti. Ah, ma per favore. Che ne dici della scherma per superare questo momento di malinconia? Mi stai provocando? Vuoi una bella lezione? Smettila di vantarti, perché io ti ho già battuto. Però è stato tanto tempo fa, mi sono esercitato e molto. Ah sì? È vero. Però adesso ho un vantaggio. Quale? Che tu... Adesso hai la testa impegnata con la fruttivendola. Sì. Ecco la lista delle candidate aiutanti di Greta. Mattia, ma sono pochissime. Beh, ma che cosa ci posso fare? Tutti sanno che questi ragazzi sono un terremoto, che farebbero drizzare i capelli a chiunque. Cosa ti ho detto? Vi prego, scusare il mio grandissimo ritardo. Greta chiedere per favore di non fare domande e non dire niente su capelli dritti che avere. Va bene? Sì, cioè, no, assolutamente no. Anche se sono piuttosto singolari, sono troppo... Vite, non commentare, Federica, per favore. Io non avere tempo di lavare in mia testa, perché essere arrivate ragazze, ora essere qui. Bene, eccomi qua. Allora adesso io supervisionerò le candidate, mentre Sofia prenderà nota di tutto. Io darò i voti da 1 a 10, uno per... Ah, per amor del cielo. Perché non cambia qua fare? Cos'è quel cane morto che si è messo in testa? Ah. Muy contento, caminaba, sin cesar. Uno junto, sucedió lento, uno junto, sucedió lento, uno junto, sucedió lento. ¡Oh!
pica, fuori! Ce ne sono ancora? No, no, era l'ultima, finite, ma se vuoi mi impegno a trovarne delle altre. Sì, ti prego. Che tristezza, purtroppo anche il lavoro domestico è in decadenza. Yeah. Come me non esistere più nessuna. Maya, non stare così, ti stai comportando come una disperata. Se Gonzalo ti ha detto che ti avrebbe chiamata, vuol dire che ti chiamerà, aspetta. No, non posso aspettare, se non sai come è stato dolce con me ieri. Sono più innamorata di prima e voglio fargli questa sorpresa, capisci? A me non sembra tanto interessato se uno si comportasse così come avrei chiuso con lui. Sì. Ciao. Salve ragazze, che vi serve? Senti, vorrei fare una lezione con Gonzalo, per favore. No, mi dispiace, ma purtroppo non ha un'ora libera, tutto è prenotato. Per domani? No, credo che tu non abbia capito, è tutto prenotato per un mese. Per un mese? Sì, sembra che le ragazze vogliono tutte quante lui. Ok, grazie. Club, lo sai perché ti chiamo? Gonzo mi ha chiesto di te. Che cosa ti ha detto? Non so, come mai eri con lui? Dove eri a scuola? Sì, ho appena finito. Mi ha chiesto come stai, quando vieni qua, come ti va la vita. Tu non immagini quello che è successo in questa casa e non puoi capire. Posso cantare. Chiaro, ma vi siete guardati in faccia? Avanti, forza, metteteci un po' più di entusiasmo. Andiamo, ragazzi, questa è una festa, non un funerale. 1, 2, 3, va! Vuoi bere qualcosa? Andiamo. Bene, molto bene. Li vedo carichi al punto giusto. Ci siamo quasi. Ancora un attimo di pazienza e tra un secondo inizieremo a suonare. La nostra band è qui con voi per fare una grande festa. Fare un applauso! Forza! Ehi, che ci fai lì sotto? Per favore, non dirlo a nessuno. Non tradirmi, ti prego. I miei fratelli non mi vogliono alle feste perché sono troppo piccolo. Beh, un buon nano lo sei. Ti prego, non dirlo a nessuno. Ti prego. Io? Io non ti ho visto. Grazie. Bene, molto bene, ragazzi. Adesso vi chiedo di stare pronti perché iniziamo. Infatti sta arrivando l'unica, la leader, l'inconfondibile Flor. 1, 2, 3, vai!
tutto deve essere pronto per quando arriverà la gente. Cerca di stare calma, per favore. Ehi, non credi che sarebbe il caso di cambiarti vestito e magari metterne uno un po' più lungo? Oh, sentitelo, il signorino dice che io mi dovrei cambiare. O ti metti qualcosa di più lungo, signorina, oppure niente festa. Ai! Oh, e la band? Se non si sbrigano ad arrivare prima di aver installato tutto, si fa mattina. Adesso vado bene, bacchettone, eh? Sì, perfetto. Ciao, hai idea di dove sia il giornale di Franco? Sì, c'è. Ehi, guarda che non è...